Quindi sì, l'ho baciata. L'ho baciata, signori. Ma sei sicuro che fosse proprio lei? Sì, ovvio, era proprio lei. Eravamo sotto un ponte, ci siamo baciati e finalmente le ho dato il mio amore. Sotto un ponte? È assurdo, ma come mai eravate appunto sotto un ponte? Ma che ci facevate sotto un ponte voi? Perché noi non avevamo altro dove andare, allora siamo andati sotto un ponte. Sono così contento per voi, finalmente. Tutto si sta collegando. Mamma Mike, non sei felice anche tu? Sono felicissima. Io sono sacco felice, anzi, lascia stare. Mi inquieti quando fai quella faccia, mamma Meg. Comunque, davvero? Mettila. Adesso quello che dobbiamo fare è solamente tanti bambini. Oh mio Dio, ma questo è un po' troppo per ora. È presto, non credi? Lo so che è un po' presto, però ormai io e Zoe siamo destinati a stare insieme, capisci? No, frena, stai andando troppo avanti. Magari adesso arriva e già si presenta con un altro ragazzo, che ne sai tu? Ragione, però magari, non lo so, è quello che penso io. Secondo me io e lei staremo bene insieme, comunque. Comunque non accadrà una cosa del genere, dai. Cioè, che arriva e si presenta con un altro ragazzo, dai. Ma non puoi ridere. Ok, stavo solo ipotizzando, no? Ovviamente spero di no, però... Ciao, cioè, ragazzi! La vita è così corta, non sai che cosa potrebbe accadere. Come state? Tutto bene, Zoe? Tutto bene, tu, cara? Tutto bene. Ciao, ragazzi! Perché sei arrivata con Elox, Zoe? Perché è mio fidanzato, no? Sì, stavamo facendo un pranzo. Cosa? Dio. Sì, è mio fidanzato. Che significa? Sì. Ma io e lei? Perché? Ma ti ricordi? Ci eravamo baciati io e te, Zoe, sotto il ponte. Quindi era roleplay, dai Sbri, non fare così. Sì, esatto. Era roleplay, sì, vero. Ok, va bene, quindi il tuo nuovo ragazzo. Sì, era roleplay. Sì. Ho capito, va bene. Allora sono felice per voi, ragazzi. Sono felice per voi, sì. Grazie. Sì. Vieni, Elox, andiamo dentro. Cavolo, Sbri. Mi dispiace tantissimo. Non posso crederci. Nemmeno io, non ci posso credere. È successo tutto così in fretta, oh mio Dio. Questa cosa non la posso accettare. Non me l'aspettavo da lei. Perché fa così? Va bene, ragazzi. Cosa devo fare? Non so cosa fare. Ok, smettila di disperarti, però. Non ti preoccupare, dobbiamo trovare una soluzione a questo. Ok, va bene. E che soluzione dovremmo prendere allora in questo momento, secondo te? Prima dovresti... Che cos'è questo rumore? L'aspirapolvere? L'ho sentito anche voi. Andiamo a vedere. Stanno scopando! No! Oh mio Dio! Cosa stai dicendo? Cioè, e là? Cosa sono tutti questi libri per terra? Oh, cavolo! Che è tutto questo casino? Chi? C'è nessuno qui sopra? Ciao! Manuale delle torte. Cosa state facendo? Sto passando l'aspirapolvere. Ah, ok, ho capito. Ma che intenzione avete adesso voi? Adesso ci mettiamo a vedere un film. Io e il mio ragazzo, il mio fidanzatino. Sì, va bene. Dai, allora ci vediamo. Metto qua. No, non va bene. Ragazzi, silenzio, stiamo vedendo. Dai, ragazzi, un po', scusate, devo guardare il film, dai. Come? Riprendersi la fidanzata propria? Vabbè. Ragazzi, dai. Sbri, dove sei? Sbri, non ti preoccupare. Riusciremo a fare qualcosa? Non preoccuparti, devi combattere. Ormai è finita la mia vita, ormai è finita. Hai ragione, è finita. No, non dire così, no. È finita. Cosa dobbiamo fare? Mi sento stanco, confuso e seduto. Come seduto? Scusatemi, però cosa posso fare? Allora, ascoltami. Ti ricordi quello che ti ho detto l'altra volta? Che dovevi essere sicuro di te stesso? Ah, Meg. Adesso devi mostrarle che... Ragazzi?
Scusate, avete qualcosa da mangiare? Ho fame. Sto prendendo in braccio. Ok, un attimo che mi metto davanti. Allora, sì, è in frigo di sotto, ok? Ah, ok, grazie, andiamo tesoro. Ciao, andiamo a mangiare. Sì. Andiamo a mangiare. Io dovrei averla in braccio. No, allora, ascoltami. Stavo dicendo, tirati su un attimo. Devi essere sicuro di te stesso, non devi farti vedere in questo modo. Devi mostrarti che sei molto meglio di Elox. Ok? Hai ragione. Io sono molto meglio di Elox. Assolutamente sì. Sì, che sei Elox, meglio di Elox. I muscoli. Vabbè, puoi allenarti. Non è un problema. Non hai una palestra. Non servono i muscoli. Dici, Meg, non servono. Sì. Serve il carattere. Devi mostrarlo. Senza quello. Beh, se ti mostri soltanto un piannucolone, non ti prenderà mai in considerazione. Quindi devi smetterla di piangerti addosso, ok? Giusto, hai ragione. Ma hai preso dei soldi? Che cosa vuoi farci? Sì, magari. Vuoi comprarla? No. So io cosa fare. Dov'è l'ha messa, Zoe? Non lo so, magari l'ha lasciata dentro il frigo. Non credo che l'abbia lasciata dentro il frigo. Elox, Zoe. Dove l'ha lasciata? Scusate. Forse è di sotto. Forse è qua. È qua? No, non è qua. Eccoli, sono qui. Ah, okay. Ah, guarda i miei muscoli. Guarda i miei soldi. Guarda quanti soldi ho fatto oggi. Guarda, oh, che belli questi muscoli. Guarda i soldi. Guarda, c'è una Ferrari fuori. Ma ti alleni sempre. Non mi sta calmando. È ovvio, anche quando mangio. No, anche le torte non mi vanno nulla. Ah, e quindi quando mangi ti alleni soldi, così non prendi il peso. Però tanto mangi. Ma sei un genio. Mi passa la faccia, coccote. Niente, non va bene. Scusami, sbrigati. Ecco, bravo. Un regalo. Sì, no, devi. Grazie, mio Dio. Non devi mostrare. Mi hai dato dei soldi. Grazie. No. Ma perché sei contenta dei soldi? Non ti piace una persona che abbia dei sentimenti? Finita. Beh, Elox, ce li hai i sentimenti, no? Ah sì, quali sentimenti ha? Quelli per la torta o per il suo alzapeso? Che sentimenti sono? Non lo so, lui mi ama per come sono, e quindi mi va bene. Per cosa? Non ti guarda nemmeno. Ma non è vero, guarda, Elox, guardami. E me? Guardami. Aspetta, vedi? Un attimo, sto pensando a sollevare. No, guardami. Oh, un attimo. Oh, Elox sta guardando me. Non mi vuole guardare. Te l'ho detto. Vai, Spree, vai. È il momento. Vado. Hop. Ehi, dove sta? Ok, il mio momento. Ehi, Zoe. Che c'è? Senti un attimo. Scusa se ti sto disturbando adesso. Penso veramente che effettivamente non dovrei, ma sei sicura di Elox? Lui è un tipo troppo egocentrico e secondo me non è per te. Tu hai bisogno di attenzioni, hai bisogno di qualcuno che ti stia dietro. Non credi? Ma non lo so, in realtà ci sono abbastanza confusa. Senti un attimo, ok? Io voglio... Io voglio stare con te, Zoe. Perché hai scelto Elox? Perché me l'ha chiesto prima. E tu hai accettato, così! Sì, l'ho accettato. Non ha senso, guarda come flutto bene io. Non ha senso. No, scusa, è che io sono molto meglio di Elox. Ma sei sicuro? Assolutamente sì, sono un sacco forte di Elox, rispetto a Elox, ok? Allora fai delle flessioni, perché io non ti credo. Ok, va bene, guarda, adesso faccio delle flessioni, va bene? Sì. Aspetta un attimo, ok? Allora, flessioni. Oh, boom! Aspetta, no, prima non ci sono, si non butta sono a terra. Questo. Prima ci si butta a terra. Ok. Oggi. E poi si va così, boom! 2, 3,
4, ce la fai anche se 5, 6, se ti salgo sulla schiena. Sì, guarda, guarda, sono fortissimo, vedi? Aspetta, ok. Vedi, sono troppo forte. Perché che sta usando? Ehi, hey, tesoro! Cos'è questo rumore? E penso sia l'aspirapolvere. E ti pago questo aspirapolvere! Ok, no, aspetta, sono fermati. Dicevo, guarda che cosa ho imparato. Oh no. Oh, sì! Oh no! Sì! No! Wow, oh, che figo! Tieni, ho anche il regalo per te, il mio pesce! Oh mio Dio! Oh mio Dio, il tuo pesce! Oh mio Dio, grazie! Riuscirò mai ad avere la mano di Zoe di nuovo? Lo scopriremo nel